Ragazzi, dove siamo? Guardate! Non siamo in cucina oggi, ma siamo in un posto meraviglioso. Oh, mi porta via, ragazzi! Oh, aiuto! Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi vedrete un video diverso dal solito, vi mostreremo cosa mangiamo noi in un giorno e poi vi porteremo anche con noi in una giornata tipo DNA. Lasciateci subito un mi piace e iscrivetevi subito al nostro canale per non perdervi i nostri futuri video. Torniamo a stamattina. Buongiorno. Buongiorno Rudy. Ragazzi, la mia routine mattutina è molto molto semplice, del tipo mi alzo, vado in bagno, mi sciacquo la faccia, lavo i denti con calma, poi niente, mi trucco, molto molto semplice, con fondotinta, ombretto, un po' di mascara, cose molto semplici ragazzi, non sono un'esperta di trucco. Poi niente, mi pettino, mi vesto e poi sono pronta per affrontare la giornata. Ma se voi avete un'altra routine un po' più complessa, qualcosa di particolare che fate, scrivetemelo qui sotto nei commenti, magari prendo qualche spunto da voi. E niente ragazzi, io in circa 10 minuti sono pronta e adesso mi vesto e sono pronta per cominciare la giornata. E adesso la routine Alessio. Fatto. E i capelli non li pettini? Ah, giusto. Voilà, fatto. Stiamo portando fuori Rudy. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento di fare colazione. Finalmente. Bravo. Io non ho nulla di pronto, quindi quando succede questo preparo o dei pancakes oppure delle semplicissime crepes. In questo caso prepareremo delle crepes di ceci, ma voi potete farle anche con un altro tipo di farina. Sul nostro sito infatti troverete altre versioni, quindi andate a vederle. E queste crepes si preparano con farina, uova, acqua e sale, semplicissime. Quindi partiamo. Allora, qua ho della farina di ceci e sono 150 grammi. Poi aggiungiamo 350 ml d'acqua e mescoliamo con la frusta in modo da sciogliere i grumi. Voi potete comunque cambiare farina se volete, utilizzare anche farina di riso oppure... Esatto. Un altro tipo di farina di legumi se vi piace. Sì, anche con la farina di quinoa potete farle. Ok, aggiungiamo tutta l'acqua. Ricordate che la pastella delle crepe comunque deve essere abbastanza liquida, quindi aggiungiamo tutta l'acqua, poi aggiungiamo anche le uova. Quante uova sono, detto? Sono due uova. Ok. Due uova medie, ecco. E mescoliamo con la frusta. Dai, sono velocissime queste crepe. Sì, sono proprio... Sono proprio il... La colazione è veloce e perfetta, insomma. Sì, sono super super veloci. Ok, mescoliamo bene bene bene. Poi aggiungiamo anche un pizzico di sale. E sbattiamo bene con la frusta in modo da mescolare tutti gli ingredienti bene. A questo punto possiamo cuocerle. Io questa pastella solitamente non la faccio mai riposare, questa con le uova. Quando le faccio senza uova invece sì, perché vengono decisamente meglio. In questo caso io ho provato anche a farla riposare con le uova, onestamente non ho notato nessuna differenza. Quindi qui sta a discrezione vostra. Se volete farla riposare un'oretta, tutta la notte perché la volete fare la sera prima, fatelo pure. Io adesso le vado a cuocere. Allora, prendiamo una padella e la scaldiamo bene benissimo, al massimo proprio. Aggiungiamo un goccio d'olio, un goccino proprio, un filo d'olio sottilissimo, e poi la spennelliamo con un pennello semplicemente, o anche con della carta da cucina va bene, e la facciamo scaldare benissimo, proprio al massimo, ok? È molto importante questa fase. Quando la padella è caldissima possiamo fare la nostra prima crepe, quindi mescoliamo sempre la pastella perché la farina tende ad andare giù e poi prendiamo un po' di pastella, non tantissima. La mettiamo al centro e poi ruotiamo la padella in questo modo, in modo da avere delle crepe, insomma. Almeno rotonde, sai. Beh, questa non è proprio perfetta. Vabbè, il confronto alle mie, via. Ma sì, dai, capita. Ci va solo un po' di pratica, però
Vabbè, ma le mie non sono tipo a forma di X. Lasciamo perdere. Dopo ne fai una anche tu, voglio vedere. No, lascia perdere. Sì, sì, sì. Ok. Ci provo, dai. Ok, poi aspettiamo, aspettiamo. Ci vorranno, insomma, pochi secondi. Contate, non so, 40 secondi forse. E vedrete che la crepe, si staccherà dalle pareti della padella. E quindi adesso possiamo girarla. Voilà. E voilà, avete visto? Facilissimo. Le crepes non sono quelle che tipo la le prima... Crepe. Cos'è? La crepe. La crepe. Non è quella... cioè nel senso la prima ogni tanto non viene bene, vero? La prima sì, solitamente non viene bene, però se seguite questi trucchetti, fate scaldare bene, insomma, non avete problemi. Se oleate anche un po' la padella... E niente, adesso è praticamente pronta. Possiamo metterla su un piatto. Prendo un piatto. Benissimo, guardatela anche dall'altro lato, è perfetta. Perfetta, ragazzi. Fine e non si spezza. Nonostante non avessimo fatta riposare, ragazzi, avete visto che viene benissimo. Quindi se per caso vi viene voglia improvvisa di crepe al mattino ma non avete la pastella pronta, la fate e viene benissimo. E non si spezza, non si rompe. Non rimangono pezzettini in mano. Bene. State tranquilli. Perfetto, facciamo le altre. Adesso ne fai una tu. Ok ragazzi, oggi vi insegno io a fare le crepe perché quella che ha fatto prima Diana era carina, non era diciamo il top come sarà la mia adesso. Allora, prendiamo l'olio, come ha detto Diana, mettiamo un filo d'olio. Basta. Aspetta, non l'ho neanche messo. Ok. Poi ne hai messo col un pennellino, sacco. Ma non è vero, vedrai, verrà una bellissima. Oh mio Dio. Ok, mescolo bene, altrimenti come dice Diana la farina rimane sotto. Okay. Poi prendiamo non un mestolo intero ma un po' di meno, ma non ripetere, lo mettiamo in centro e giriamo. No ragazzi, si sta friggendo, si sta friggendo ragazzi, ve l'ho detto, le mie vengono a forma, vengono praticamente... Vabbè, anche. Vabbè, adesso lasciamola cuocere. Sì, sì, vabbè, dai, questa la mangio io, non preoccuparti. Aspetta. No, devo vedere perché la padella è molto calda. Okay. Un secondo. Sì, forse adesso. Devi girarla. Infatti. Vai. Allora, prendo. Vabbè, questo è facile, si gira. Oh, guarda che cottura perfetta, Diana, dai. Un applauso. E niente, la fate cuocere e poi niente, poi si mangia. Ripeti ciò che ho detto io. Vabbè, comunque non fate l'errore che ho fatto io di mettere troppo olio, magari fate come vi ho detto Diana, mettetene proprio un goccio. Un filo. Ti è scappata la mano. Ma mi è scappata la mano perché questo è praticamente doveva essere più controllato il cuccio. Sì, è pronta. Ok, mettila sul piatto. Perfetto. Scriveteci nei commenti la crepe che vi è piaciuta di più, la mia versione oppure quella di Diana? No! Come no? La mia. Ok ragazzi, ci siamo, le nostre crepes sono pronte, tra poco ce le mangiamo tutte, ma prima volevo farvi vedere quanto sono elastiche. Guardate, le potete anche arrotolare e non si rompono, non si spezzano, guardate, sembrano crepe normali, fantastiche, super elastiche, anche senza il riposo. Ok, adesso ce le mangiamo perché io sto morendo di fame. E non so più. E ragazzi, adesso per farcirle, noi le farciremo con qualcosa di salato. Io ho scelto un po' di cose che avevo in frigo, dell'insalata, della maionese fatta in casa, del pomodoro e i miei preferiti, i friggitelli, che io li mangio ovunque nell'insalata, crudi così mi piacciono da morire. Però voi potete ovviamente scegliere quello che avete in casa e quello che vi piace di più. Ragazzi, ci siamo! Siamo pronti per mangiare le nostre crepe. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i nostri prossimi video. E visto che ci siete, magari metteteci un mi piace e seguiteci anche su Facebook e su Instagram. Su Facebook potete trovarci come DNA, video ricette per i gruppi sanguigni. Su Instagram ci troverete come Diana and Alessio. Mi raccomando, seguiteci ovunque. Dai. Noi intanto ci gustiamo queste buonissime crepe. Buona colazione a tutti. Buona colazione. Allora, qual era quella tua, la brutta? Vabbè, dammene una, non mi dare la brutta. Okay.
Ragazzi, solitamente dopo colazione noi ci mettiamo a lavorare al computer, anche perché abbiamo un sacco di progetti che stiamo sviluppando per voi e che vedrete in autunno. Ma non andate via, anche perché dobbiamo ancora fare pranzo insieme e poi più tardi vi portiamo in un posto molto speciale e molto bello, dove noi andiamo solitamente per rilassarci e per essere in sintonia con la natura. Quindi continuate a guardare il video, mi raccomando. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ora di pranzo e fa caldissimo, non vogliamo stare troppo ai fornelli, quindi ci prepariamo qualcosa di fresco ma allo stesso tempo nutriente e che si prepara appunto in poco tempo. Quindi una buonissima insalatona di quinoa. Io qui ho la mia quinoa, sono 100 grammi e l'ho già sciacquata. La vado a mettere semplicemente in una casseruola e poi aggiungo 200 ml di acqua. Ok, poi la faccio cuocere come sempre per assorbimento, quindi la metto sul fornello a fuoco massimo. Poi appena comincia a bollire la copro con un coperchio e la faccio andare per una decina di minuti fino a quando la quinoa ha assorbito tutta l'acqua. Andiamo. Una volta messo il coperchio, ovviamente abbasso la fiamma al minimo e poi la faccio cuocere. Allora, la nostra quinoa è pronta. Io l'ho fatta anche raffreddare perché comunque la quinoa calda nell'insalata non è il massimo. E adesso la mettiamo in un'insalatiera. Quindi la versiamo tutta. Ovviamente queste dosi sono per due persone, però se voi dovete farne di più, basta raddoppiare le dosi semplicemente. E a voi piace l'insalata di quinoa? Scrivetecela qui sotto nei commenti. Dai, fateci sapere, l'avete mai preparata? Che cosa ci mettete dentro? Io adesso vi faccio vedere gli ortaggi che ho scelto io e voi scrivetemi sotto come la preparate. Allora, cosa ci mettiamo nella nostra insalatona? Io ho scelto un cetriolo, una carota, qua abbiamo del tonno, dei frigitelli, perché vi ho detto, no, che io li adoro, delle olive verdi. Qua ho dell'insalata, prenderò qualche foglia semplicemente e basta, poi la condiamo con pochissimo olio, sale e ce la mangiamo. Allora, tagliamo tutti i nostri ortaggi, quindi cominciamo dal cetriolo, lo vado a tagliare semplicemente a cubetti. Ok, il cetriolo è fatto, lo mettiamo nell'insalatiera, adesso tagliamo anche frigitello. Frigitelli per colazione, pranzo e... Cena no, dai. Cena no, ok. No, rimuoviamo i semini. Sono buonissimi, io personalmente li adoro. Soprattutto crudi. No, vabbè, sono buoni. Anche cotti. Però crudi hanno proprio un sapore forte, buono. Sanno proprio di peperone. Mi piace un sacco. Ok, li tagliamo anche a pezzettini piccoli, E anche i frigitelli ci sono. Adesso la carota la grattugiamo, perché comunque se la tagliamo a cubetti è un po' troppo dura, quindi io la preferisco grattugiare. E anche la carota c'è, così aggiunge anche un po' di colore alla nostra insalata. Ovviamente ragazzi, le verdure sono state lavate molto bene prima di... Sì, ovvio, sì, io non vi faccio perdere tempo facendovi vedere che lavo tutto, eccetera, però è ovvio, è dato per... do per scontato che sappiate queste cose. Poi, cosa aggiungiamo? Il tonno, mettiamo anche il nostro tonno. Sto mettendo circa 150 grammi di tonno, ok? Poi se voi ne volete mettere di più, fate pure. Poi le olive verdi. Ne mettiamo qualcuna, quindi le vado a tagliare semplicemente così a pezzetti, evitando il nocciolo. Se non volete usare le olive verdi, potete tranquillamente ometterle. Usate un altro ortaggio, anche delle cipolle potete mettere. E infine aggiungiamo delle foglie di insalata che vado semplicemente a tagliare a pezzetti. Sì, ha un profumino, guarda, io adoro le insalatone, in estate sono veramente perfette, si preparano in poco tempo, sono fresche, non dovete stare tanto tempo in cucina e potete poi metterci veramente di tutto in insalata, quello che avete in frigo. Ok, diamo una mescolata e poi la condisco con un po' d'olio, sale e una spruzzata di succo di limone. Andiamo con l'olio, qui potete usare l'olio che volete, olio d'oliva, di semi di girasole, di vinacciolo, io uso quello di semi di girasole. Poi un po' di sale, magari due pizzichi. Ok, così direi che va bene, non esageriamo. Diamo una mescolata e la nostra insalatona è prontissima. Ragazzi, vi ricordo ancora, se non siete iscritti al nostro canale,
fatelo subito perché non potete assolutamente perdervi i nostri prossimi video, mi raccomando, iscrivetevi e poi seguiteci anche su Instagram e Facebook perché anche lì pubblichiamo tante tante cose utili. Ragazzi, come concludere al meglio una giornata di lavoro se non in natura? Adesso vi portiamo in un posto spettacolare, guardate. Restate sintonizzati. Ragazzi, guardate che meraviglia, quanto è bella la natura, è sempre disponibile quando vogliamo, basta semplicemente saper apprezzarla. Guardate che sabbia fine, guarda. Sembra di essere veramente in una spiaggia. Al mare. Questa è l'isola che non c'è. Qui qualcuno, come vedete, ha messo questo cartello scrivendo anche di lasciare pulito. Hanno creato questa struttura qua, hanno lasciato anche una sedia tra l'altro, non so se la vedete. Ragazzi, siamo sull'isola dei famosi. Siamo sull'isola che non... no, non siamo sull'isola dei famosi. Siamo sull'isola che non c'è. Avete visto, ragazzi, che bel posto. Ragazzi, rilassa tantissimo. È sì. Davvero un posto per rilassarsi. È fantastico, sì. Ci sono un po' di zanzare. Vabbè. Noi, vabbè, cerchiamo di venire ogni pomeriggio più o meno qui, quando stacchiamo verso le 6 del pomeriggio, più o meno così, per liberare un po' la mente, per stare in natura, niente, per rilassarci, e fa veramente un sacco, anche soltanto mezz'ora, staccare, anche passeggiare nel boschetto. E bagnarsi i piedi. Bagnarsi i piedi nel fiume, l'acqua del fiume fa veramente bene, insomma. A me, vero, io sento questo, mi fa veramente bene. Ragazzi, ci siamo rilassati abbastanza, direi. Ci stanno divorando le zanzare, tra l'altro. E adesso andiamo a fare cena a casa. Eccoci di nuovo in cucina, siamo tornati a casa. Spero che il posto in cui vi abbiamo portato anche solo virtualmente vi sia piaciuto. Si trova qui nei dintorni a Torino, dove abitiamo noi. Allora, adesso prepariamo cena e io cucinerò degli ossibuchi di tacchino con delle verdure. Faremo praticamente uno spezzatino. Che cosa utilizzerò? Io ho scelto una zucchina, due carote, un gambo di sedano, del peperone e uno spicchio d'aglio. Adesso tagliamo tutte le verdure a tocchetti e poi mettiamo tutto nella pentola. Ortaggi pronti, adesso mettiamo un filo d'olio nella nostra casseruola e poi facciamo insaporire le nostre verdure. Se necessario aggiungiamo poi anche un goccio d'acqua. A questo punto aggiungiamo anche gli ossibuchi e li facciamo insaporire per qualche minuto. Ora insaporisco con della paprika, ma voi potete anche ometterla se non volete metterci la paprika, e un po' di curry per dare un po' di sapore in più. Ok, poi mettiamo un po' di sale, due pizzichi di sale, e adesso copriamo il tutto con acqua. Ne mettiamo abbastanza in modo da coprire la nostra carne e la facciamo cuocere fino a quando diventerà bella morbida, almeno 50 minuti. Poi comunque potete assaggiarla. Adesso, se vogliamo un sughetto un po' più denso, possiamo semplicemente frullare metà del nostro sughetto, appunto, con un frullatore a immersione. Vai! Grazie per aver guardato questo video, speriamo vi sia piaciuto e se volete supportare il nostro canale iscrivetevi e ora scriveteci cosa mangiate voi in un giorno.